È preoccupato? Eh beh, insomma, è logico. A che ora è scoppiato? Ma non so perché non ero a casa io, sono arrivato verso le 5. Il fronte è molto molto vasto. Sì, è vastissimo, non vasto. Ci spieghi che montagna è, come si chiama? Sì, sì. E lo che è? Prima pala è San Lucano. Prima pala è San Lucano. E praticamente si estende per almeno un chilometro? Di più, anche due, tre. Sicuri. Le case non sono a rischio per ora? Fino adesso no, però non si sa. Grazie. Tu che eri preoccupata? Sì, molto, ma molto, veramente. Perché io ho la casa al forte. Siete vicino alle fiamme? Sì. E non vedo proprio nessuno che fa niente. Ma è immaginato da quando è scoppiato? È scoppiato dalle tre. Ci sono ancora le fiamme, non so io. Ma i Canadair elicotteri si sono visti? Ah, no. È quello che mi chiedo. Perché? Dicono domani mattina, mi sembra. Ah, intanto il fuoco va avanti, però. E se succede qualcosa alla mia casa? La sua casa è laggiù dove c'è... In via Alforte, sai dove è in via Alforte? Coi di Pede, ecco, là. Perché fanno presto a dire evacuare. Voglio vedere loro se hanno la casa là, col fuoco sopra, a evacuare. Quindi una notte in cui rimarrà... Io non mi muovo dalla mia casa, brucio dentro piuttosto. È una gran vergogna, una vergogna proprio. Nessuno dice niente. Speriamo nessuno... che non arrivino le fiamme. Neanche con sto vento qua, non so. Fuori. Preoccupato. Insomma, non è una cosa bella, sicuramente. È molto vasto l'incendio. È molto, molto vasto, infatti. E poi c'è il vento, c'è il fattore del vento. Ma insomma, io ho fiducia che si riesca a contenere e che chi fa il proprio lavoro lo faccia. Io ho proprio fiducia, insomma, speriamo bene. Ma da quando è scoppiato è migliorata la situazione? No, è scoppiata. Guarda, io sono entrata, io faccio un'attività con ragazzi, sono entrata alle 2:30 e non c'era niente. Alle 3:15 sono uscita e c'era un principio di incendio verso l'Istolade, si sentiva già l'odore acre. Nel giro di un'ora c'è stato proprio un grande fumo, con finestre chiuse. Io ho due bambini e io, per dirvi la verità, i bambini li ho spostati per prudenza, nel senso che ho, non che io abbia paura che scenda giù, perché ho detto mi fido di quelli che lavorano, però per se dobbiamo andare via, se succede qualcosa, almeno questo trauma glielo risparmiamo. Ecco. È la prima volta che c'è un incendio così grande? Così grande sì, è successo ancora, però era molto più contenuto e soprattutto non riguardava era più a monte nella valle, non riguardava le case, perché secondo me il problema proprio grosso è che è sopra le case, è quello che ci preoccupa un po' di più.